Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto a Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Cominciata già da qualche giorno una intensa attività azzurra. Sono 6 le squadre, comprendendo anche il gruppo di Beach, che sono in questo momento, in queste ore, in questi giorni impegnate. 6 squadre che lavorano sodo, alcune di queste per impegni ufficiali, altre invece in preparazione di... Si ferma il campionato, però non si ferma l'attività tra nazionali appunto senior e giovanili, indoor e di beach, maschili e femminili. Sono in tutto 6 le selezioni. In modo particolare le attenzioni sono naturalmente rivolte alle 2 nazionali senior indoor, ovvero la femminile, che giocherà questo torneo in Portogallo a Battaglia, un torneo anche prestigioso, certo, contro la formazione portoghese, e poi contro Capoverde, ma soprattutto contro la Spagna. Ritornerà poi la Spagna nel corso della nostra trasmissione. Eh sì, indubbiamente. E poi c'è ovviamente l'impegno della nazionale senior maschile, che dovrà affrontare la Lettonia nelle qualificazioni Euro 2024, nazionale che si è radunata il 1 marzo. Facciamo il punto però nel servizio. Sono settimane azzurre e sono su tutti i fronti settimane infuocate. Tra indoor e beach handball, senior e giovanili, maschile e femminile, sono in tutto 6 le selezioni nazionali impegnate sui vari versanti. Circa 120 tra atlete, atleti e addetti ai lavori. Chi a Chieti, tra le mura amiche della casa della pallamano, e chi all'estero per uno spiegamento di forze ed energie più che notevole, che rende particolarmente intense le giornate della pallamano nazionale. Ovviamente la principale attenzione è rivolta alle 2 selezioni senior, donne dal 27 febbraio scorso a Chieti, e che il 3 marzo debutteranno nel torneo internazionale di Battaglia in Portogallo, affrontando proprio le Lusitane nella prima di 3 sfide anche contro Spagna e Capoverde. Se l'Italia femminile prepara un evento più lontano nel tempo, ovvero i playoff di qualificazione ai mondiali contro la Slovenia programmati tra 8 e 12 aprile, è invece dietro l'angolo l'appuntamento degli uomini, che il 9 marzo sfideranno a Pescara la Lettonia per la terza giornata di qualificazione agli europei di Germania 2024. Agli ordini di Riccardo Trellini, l'Italia si è radunata a Chieti lo scorso 1 marzo. Settimana piena a disposizione di capitan Parisini e compagni per preparare un duello che si ripeterà poi il 12 marzo in trasferta a Valmiera, decisivo per aggiudicarsi il terzo posto del girone e rimanere in corsa per la qualificazione. Nel frattempo vanno avanti gli impegni delle nazionali giovanili. L'Under 17 femminile è di scena a Nauplia in Grecia per i campionati mediterranei di categoria. I pari età al maschile sono divisi tra il trofeo Interpol di Nantes in Francia e la partecipazione alla Youth League Invest Campus Italia dal 3 al 5 marzo prossimi a Molteno. Completa il programma l'Italia maschile del beach, la più tranquilla sotto il profilo del calendario. La squadra guidata da Pasquale Maione infatti si raduna a Chieti e guarda agli europei del maggio prossimo a Nazaré in Portogallo. Europei particolarmente impegnativi, come da copione, insomma, sorteggio non particolarmente fortunato tanto per gli azzurri quanto per le azzurre. Soprattutto poi, per le azzurre. Avremo modo di parlarne in seguito, c'è tempo prima di arrivare agli europei di beach, giusto invece soffermare l'attenzione sugli impegni delle nazionali senior, in particolare sull'impegno che attende la nazionale allenata da Riccardo Trillini a Pescara contro la Lettonia. Appuntamento, l'abbiamo più volte ripetuto Matteo, di fondamentale importanza nel cammino azzurro, nel cammino di questo gruppo. Sono le 2 partite chiave, quelle contro la Lettonia, lo erano state già nelle scorse qualificazioni, nella scorsa tornata di qualificazione. Questa Lettonia torna e ritorna, certo stavolta ha un pochettino più anche di fascino, visto che dall'altra parte in panchina c'è Ciutura, visto che in campo c'è Versakovs, che sono 2 giocatori che conosciamo bene. Credo siano state veramente poche le volte in cui un allenatore impegnato nel campionato italiano si sia trovato poi avversario dell'Italia anche a livello di nazionale. C'è poco da dire, è una partita in cui dobbiamo prenderci il terzo posto. Allora, poi avremo un focus, ascolteremo come sta preparando il tecnico Riccardo Trillini questo doppio impegno. Dicevamo di tante nazionali impegnate, ovviamente casa della pallamano, il centro federale di Chieti, che in questi giorni insomma viaggia a ritmi sostenutissimi con continue sessioni di allenamento. Presente alla casa della pallamano il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball Pasquale Loria, che abbiamo intervistato, ascoltiamo. È uno dei periodi dell'anno in cui chiaramente c'è una grossa densità di calendario.
questo, ma anche nel prossimo mese di aprile, ma soprattutto poi in estate. Ci sarà un proliferare di manifestazioni e di attività internazionali che riguarderanno anche e soprattutto la regione Abruzzo. Cominciamo con Italia e Lettonia, chiaramente poi passeremo alla nazionale femminile che in questo momento è in Portogallo in preparazione per la partita di Chieti del prossimo mese di aprile contro la Slovenia a qualificazioni mondiali. Dopodiché lasceremo spazio alle finals giovanili tra Chieti, Pescara, Montesilvano, alle play-off per l'accesso dalla Serie 2 alla Serie 1 sia nel campo maschile che in campo femminile. Quest'anno tra l'altro i play-off maschili saranno raddoppiati per l'introduzione della Serie A Silver attraverso un meccanismo di qualificazione che non sto qui chiaramente per brevità a ripetere, e poi chiaramente ci saranno le attività preparatorie per le nazionali giovanili che avranno i loro impegni estivi, in particolare l'Euro Open in Svezia per i maschi del biennio 2006-2007 e le due nazionali femminili Under 19 e Under 17 che si prepareranno qui tra Chieti e Pescara per i rispettivi impegni dei championship europei di luglio e di agosto. Partiamo chiaramente da Chieti, dal Centro Tecnico Federale, Pescara è sempre al centro della programmazione. Quest'anno tra l'altro siamo impegnati come federazione anche nel collaborare alla realizzazione della 50ª edizione della Interamnia World Cup a Teramo. È un momento molto importante perché è una ricorrenza fondamentale, è uno dei tornei più conosciuti e anche diciamo tradizionali in Europa, che ha segnato comunque un'epoca dello sviluppo della pallamano giovanile in tutto il continente europeo. E poi anche nella provincia di L'Aquila stiamo lavorando per riproporre questa estate, segnatamente nel mese di luglio, un torneo di preparazione quest'anno per la nazionale femminile Under 17 a Roccaraso, quella che l'anno scorso abbiamo denominato la Roccaraso Cup. Ed allora, puntiamo la nostra attenzione sull'impegno che attende la nazionale senior maschile. Ecco Matteo, la Lettonia è una squadra sicuramente di buon livello, allenata da Ciutura, che ha un grande vantaggio, conosce alla perfezione tutti gli azzurri, molti dei quali sono allenati da Ciutura quotidianamente, mi riferisco ovviamente agli atleti del Bressanone. Altrettanto però possiamo dire per l'Italia, cioè la Lettonia non ha segreti, visto che l'abbiamo affrontata in tante occasioni e molte volte in questi ultimi anni. Sì, la conosciamo benissimo, tra l'altro nell'ultimo precedente le abbiamo dato addirittura 13 gol di scarto, lo dirà poi anche Riccardo Trillini nell'intervista. A questo livello, a livello internazionale, ogni partita è una partita a sé e sono partite comunque complesse. Bisognerà capire anche qual è stata la mano di Ciutura poi su questa Lettonia, e poi come dicevi tu, il fattore Ciutura, non per quello per il modo in cui ha potuto incidere sulla squadra, anche per come conosce la nostra squadra. Certo. E ascoltiamo Riccardo Trillini. Cominciamo col contestualizzare la partita e col dire cose che forse sembreranno scontate, col contestualizzare l'importanza della partita e di queste due partite. Bene, sicuramente è uno dei momenti più importanti, perché si tenta sempre questa qualificazione giustamente, e deve arrivare con una strana formula, per cui ora dobbiamo battere la Lettonia, dobbiamo stare avanti a loro in classifica per poi cercare di vincere in casa con la Polonia, per cui è estremamente importante. I precedenti contro la Lettonia ci sorridono, soprattutto l'ultimo, quello giocato sul campo neutro delle Faroe. È pur vero che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé, e poi c'è da dire anche che la Lettonia ha cambiato guida tecnica. Sì, e poi bisogna anche ricordarsi un'altra cosa, che la Lettonia fino a poco tempo fa era nettamente avanti a noi,
Adesso che abbiamo rianalizzato tante delle partite della Lettonia, abbiamo visto immagini di quando erano agli europei, per cui noi li abbiamo passati, diciamo così, abbiamo un bilancio favorevole negli scontri diretti, però è cambiato completamente la squadra, è diventata da una parte meno forte, ma sempre con una individualità importante. Nelle ultime partite con Francia e Polonia si è vista, sia nei tornei che hanno fatto a gennaio, si è vista una Lettonia priva di Kristofans, ed è un certo tipo di squadra. Con lui tutto diventa diverso, perché poi bisogna cambiare difesa, perché lui batte le punizioni dai 9 metri, in difesa cambia anche la difesa della Lettonia, per cui è molto molto dipendente da questo terzino destro. Chiaramente il cambio di guida tecnica ha dato, secondo me, sprint, ha dato qualcosa in più, perché l'allenatore che c'era prima si vedeva, era un pochettino, si sentiva in una fase transitoria. Mentre per quanto riguarda l'Italia si riparte ovviamente dall'ossatura delle precedenti uscite, sono confermati rispetto all'ultima uscita, quella ufficiale in Croazia, con l'amichevole, i due giovanissimi De Angelis e soprattutto Manojlovic sulla linea dei terzini. Sui terzini destri, lato dei mancini, invece rientra Max Pranter dopo l'infortunio, c'è la novità pugliese, come c'è la novità sulla linea dei pivot di Romei? Sì, la linea giovane dell'Italia non è per dire speriamo in un prossimo futuro, è perché secondo me sono i migliori giocatori da convocare. Questo semmai è un vantaggio per il futuro sicuramente. È una squadra che ha molte prospettive per il futuro, ma nello stesso tempo in questo momento è competitiva così com'è. Ci sono stati degli innesti, questo va nel nostro lavoro, che a 360 gradi vediamo anche tutte le squadre giovanili, e per cui anche Romei si è aggregato alla nazionale senior. Dal punto di vista del ruolo dei mancini, dei terzini destri, abbiamo convocato anche Pugliese, che va a rafforzare l'idea che abbiamo avuto una grande squadra, che è quella dei 2000 e 2001, una grande generazione, perché è quasi presente al completo. E purtroppo l'assenza di Bortoli è un'assenza importante, e in questo stage, in questo tipo di lavoro, dobbiamo capire quanto Max Prantner o Pugliese possono giocare per offrire le possibilità di avere un terzino destro mancino. Ed allora, lavori in corso anche sulla filiera giovanile, c'è da immaginare la nuova, insomma, squadra, quella che poi dovrà affrontare il prossimo biennio, quindi di fondamentale importanza il torneo di Nantes. Ritornando invece sulla senior, facciamo il punto, Matteo, sulla girone di qualificazione che vede due squadre, Francia e Polonia, con praticamente qualcosa in più di un piede già alla fase finale. Indubbiamente, vediamo insieme anche in grafica la classifica. Queste sono diciamo le due partite degli scontri diretti, sono gli scontri diretti queste tornate round 3 e sì, round 4, perché si affrontano sia Francia che Polonia per il primo posto di fatto del girone, e Italia e Lettonia ovviamente per la terza piazza. Si gioca intanto il 9 marzo al Palazzo Giovanni Paolo II di Pescara, gara alle ore 16, che sarà visibile in diretta sia su Sky Sport Arena che su Eleven Sports, e poi il 12 marzo invece la partita di ritorno alle 14:10 orario italiano, naturalmente, in trasferta a Valmiera, che è stato anche lo stesso campo dove si era giocato due anni fa, e con diretta su Eleven Sports. Presumibile tanto pubblico al Giovanni Paolo II di Pescara, ancora possibile acquistare italiani per assistere al confronto tra Italia e Lettonia? Le indicazioni su Viva Ticket. Esattamente, quindi Viva Ticket è il circuito per acquistare i biglietti come al solito. Sottolineo il fatto che c'è la possibilità per tutti i minori di 15 anni, tesserati o no, di entrare liberamente. Questa è una decisione della federazione per appunto promuovere la partita tra i giovani, e in questo senso si sta facendo un grande lavoro ovviamente con le scuole di Pescara, con le scuole di Chieti, con le scuole abruzzesi in generale, con le squadre giovanili. Ci sarà anche l'anticipo della partita di Youth League femminile tra Camerano e Teramo, che arriveranno un giorno prima per appunto poi assistere anche alla gara. Insomma, da questo punto di vista c'è grande lavoro, anche perché è un giorno infrasettimanale, lo sappiamo, ed è un orario lavorativo. Grande lavoro, grande fermento a Pescara per gli azzurri di Riccardo Trillini, chiamati a, insomma,
ad ottenere una vittoria importante contro la Lettonia, nella speranza poi di poterla bissare anche in trasferta. Lasciamo gli uomini, soffermiamoci ora sulla nazionale senior femminile, nazionale senior che si è ritrovata a Chieri, casa della pallamano, agli ordini dello staff tecnico guidato da Beppe Tedesco. Insomma, in questo caso manca ancora un po' all'impegno ufficiale che attende le azzurre contro la Slovenia, anche in questo caso avversario di grande blasone. Prove in corso, lavori in corso per capire su quale gruppo puntare in maniera decisiva e insomma speriamo anche vincente per i prossimi impegni. Esattamente, in via di costruzione il gruppo per Beppe Tedesco, che ha già avuto buone indicazioni dalle due partite vinte contro la Bulgaria nel primo turno. Adesso c'è questo torneo, da notare come si sia alzato anche il livello poi delle amichevoli, visto che prima di affrontare, certo, la Bulgaria giocavamo contro il Lussemburgo, con tutto il rispetto naturalmente. Adesso affrontiamo comunque squadre che sono più vicine, soprattutto Spagna e Portogallo, a livello dell'avversario che poi troveremo ad aprile, ovvero la Slovenia, ce lo conferma ma anche il tecnico azzurro Beppe Tedesco, che abbiamo ascoltato sempre nel corso dei raduni nella casa della pallamano. Il prossimo appuntamento però innanzitutto è questo prestigioso torneo in Portogallo, c'è Capoverde, c'è soprattutto la Spagna, sono tre partite che alzano notevolmente il livello qualitativo intanto dell'avvicinamento, perché si alza anche il livello qualitativo poi della partita che ci aspetta. E mi fa piacere che iniziamo con questo argomento, perché proprio nella prima riunione che abbiamo avuto in questo stage ho sottolineato alle ragazze quanto ci avesse fatto piacere e ci abbia completato la nostra, diciamo, la nostra attività con tanta gioia l'ultima partita e l'ultimo confronto con la Bulgaria, ma soprattutto perché grazie a questo abbiamo incominciato ad avere questi inviti, perché prima non avevamo avuto inviti da Spagna, Portogallo e queste squadre con cui ci onoriamo di giocare, ma perché vogliamo crescere. Se continuiamo a giocare con squadre più basso livello del nostro è impossibile la crescita. Spagna e Portogallo sono due realtà importanti, oltre a Capoverde che conosco di meno, ma sono proprio il simbolo che questa nazionale sta cercando di crescere. Un'Italia che va in continuità con quella che avevamo visto per larghi tratti rispetto alle partite con la Bulgaria, però con qualche novità che risponde alle indicazioni arrivate anche dal campionato. Sicuramente, comunque una squadra nazionale più o meno deve avere almeno 24-25 giocatrici nell'orbita di quelle che possono entrare in campo, e questa è stata un'occasione per allargare un po' questo giro di giocatrici, soprattutto, come dicevi tu, per la presenza di due giovanissime che però si stanno facendo onore in campionato, e per il rientro di Irene Stefanelli che, seppur molto giovane, era già in nazionale ma ha avuto questo infortunio pesante che l'ha bloccata. Abbiamo ascoltato Beppe Tedesco, chiaramente attende con impazienza insomma il tecnico delle azzurre anche l'esito di queste partite che insomma vedranno l'Italia affrontare, come dicevi in precedenza Matteo, due avversari di grande valore come Portogallo e Spagna, e Capoverde prima poi di cimentarsi contro la Slovenia. Sfida esotica contro Capoverde, sfida affascinante. Vediamo in grafica come è possibile seguire le partite, ed è possibile farlo attraverso la piattaforma della federazione portoghese handebol.tv, dove saranno trasmessi tutti gli incontri. In modo particolare il 3 marzo l'Italia debutterà proprio contro il Portogallo, ore 21, ora italiana naturalmente, poi il giorno seguente alle 16:30, quindi il 4 marzo affronteremo la Spagna, e ancora alle 16:30 del 5 marzo di domenica la sfida contro Capoverde. Allora, questo è il quadro per quanto riguarda le nazionali senior, maschile e femminile. Abbiamo detto dell'under 17 sdoppiata delle nazionali giovanili maschili impegnate tra Nantes e Molteno. Occhio anche alle azzurrine, le primule che sono impegnate in questi giorni in Grecia per l'MHC, dove non sono mancate le sorprese e anche le indicazioni positive per il gruppo giovanissimo, in pratica alla prima uscita internazionale guidato da Liliana Ivaci. Abbiamo battuto una squadra di grande tradizione come il Montenegro proprio all'esordio di misura 17-16, e questo rappresenta un risultato molto importante anche e soprattutto in vista di quello che ci attenderà nel corso della prossima estate. Sia l'Italia Under 17 sia quella Under 19 hanno scoperto le loro avversarie in occasione dei campionati europei di seconda divisione che si giocheranno proprio tra luglio ed agosto. Si è svolto il sorteggio mercoledì scorso a Vienna nella sede della Federazione europea
europea. Questo è il momento in cui è stata estratta appunto la pallina dell'Italia e questo è l'esito del sorteggio con le avversarie di azzurre e azzurrine. Le under 19 scenderanno in campo in Kosovo a Pristina nel mese di luglio, mentre per quanto riguarda la nazionale più giovane, quindi le ragazze che in questo momento stanno giocando in Mediterraneo, in Grecia, si giocherà invece ad agosto con torneo che si svolgerà in Turchia. Allora, fatto il punto sulla attività delle nazionali senior e junior, dicevamo saranno due settimane di grandi impegni, anche di indicazioni di fondamentale importanza per gli impegni ufficiali che attendono un po' tutte le delegazioni. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ci soffermiamo sul massimo campionato maschile e femminile che ovviamente ha ceduto e ha segnato il passo per favorire questa 15 giorni azzurra, ma ha lasciato prima della pausa delle indicazioni ai posteri, delle indicazioni davvero molto indicative. Nello splendido scenario del TC Cagliari, dal 1 al 7 maggio, non perdere il primo ATP Challenger 175 che si disputa in Italia. E ricorda, per tutti i tesserati FITP, sconto del 20% sui biglietti. Seconda parte dedicata ai massimi campionati che osservano due settimane di stop proprio per dare spazio alle squadre nazionali. Partiamo dal campionato maschile, dalla Serie A Gold. Nulla di nuovo sotto il sole, possiamo dire, Matteo, insomma equilibri abbastanza consolidati in vetta come in coda. Brixen, Conversano, Merano, Fasano, queste le quattro squadre che formano in questo momento la griglia dei playoff, delle prime quattro posizioni, anche se ovviamente là dietro c'è Sassari che spinge, Pressano che comunque rimane in qualche modo in scia nonostante la sconfitta della settimana scorsa proprio contro il Bressanone, che continua comunque a fare da battistrada in questo campionato, come ha confermato il tecnico da Forciutura proprio dopo la gara vinta al Palavis ai microfoni dell'ufficio stampa trentino. Due punti importanti, adesso il primo posto non è matematico, però ce lo avete in mano, è difficile perderlo. No, chiaramente giochiamo per rimanere in primo posto, ma anche con pensando in maio per migliorare settimana a settimana la partita, e questo è solo possibile facendo lo meglio possibile, la meglio versione individualmente come collettivamente, e stare pronti per partite che non si aspettano anche adesso dopo De Nazionale, con un calendario difficile e partite molto, molto, molto difficili. No? Giocare contro la difesa del Bressanone, se non hai dei tiratori da fuori vai poco lontano, però noi abbiamo costruito un gioco bello e efficace. Penso che abbiamo battuto sistematicamente la difesa del Bressanone con le nostre azioni di squadra. Abbiamo cercato sempre una superiorità numerica da un lato o dall'altra parte, più nello specifico a sinistra, dove siamo entrati spesso. E poi in queste partite, se non hai anche un pizzico di fortuna, non le vinci. Oggi ci è andata male da questo punto di vista. Io personalmente sono un po' deluso, perché mi aspettavo un risultato diverso da questa partita. Allora, abbiamo già in qualche modo dato le indicazioni generali su quanto sta succedendo in Serie A Gold. Vediamo anche la classifica, che conferma insomma la bontà del lavoro svolto da Forciutura a Bressanone, le difficoltà del Romagna
anche nonostante un cambio alla guida tecnica, un avvicendamento insomma con il prof Tassinari che in qualche modo rimane coordinatore del progetto tecnico ma lascia la panchina al giovane, al più giovane Folli, ma in qualche modo anche in coda Matteo, tutto si deciderà al termine di questa stagione perché c'è da assegnare una sola retrocessione, ricordiamo. Esattamente, quello che rimane in questo momento da capire è l'ultima squadra che giocherà i play-out. Non voglio dire che le altre siano sicure di giocarli perché bisogna, manca ancora qualche giornata. Però il trend è quello. Però la spaccatura della classifica esatto. Ci lascia pensare che la lotta sia tra Team Network Albatros Siracusa e Banca Popolare Fondi, che sono staccate solamente di un punto proprio in virtù di quello che è successo sabato scorso con Siracusa che ha perso in casa contro Sassari di misura. E Fondi invece che ha espugnato la casa della pallamano battendo il campus, anche lì di misura dopo una bella partita. Assolutamente. Campionato maschile, Serie A 1 femminile, che invece, a differenza del massimo campionato maschile, ha fatto registrare nello scorso turno due insomma risultati inattesi e, se vogliamo, anche sorprendenti. Su tutti, innanzitutto, la vittoria da parte della Brixen sul Tirol, che ha battuto in trasferta la Cassa Rurale Pontina, condannando le laziali alla seconda sconfitta consecutiva. E poi c'è stato il risveglio da parte di Teramo in coda, la Starmet TMS Teramo, che è riuscita a fare il risultato e dunque a rosicchiare punti nei confronti di Mezzocorona nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Noi però abbiamo ascoltato le voci del dopopartita, in modo particolare del big match, quello che ha visto il Brixen battere Pontina e permette alla IOMI Salerno di allungare in vetta la classifica. Coach, complimenti per la vittoria, la chiave della partita dove è stata? Ma forse nel crederci, noi sapevamo che il Pontinia deriva da una situazione abbastanza difficile, come l'abbiamo avuto anche noi, perché anche noi abbiamo perso contro il Padova, noi ci siamo detti di provare di usare questa chance che ci è stata data, infatti le ragazze ci hanno creduto. E c'era una grinta incredibile e il collettivo che questa volta ha vinto, non c'era una giocatrice o due giocatrici, era tutto il collettivo che ha vinto questa partita. Cosa dirai alle tue giocatrici? Allora io chapeau, tolgo il cappello perché venire giù a Pontigna, anche il viaggio è lungo, anche se siamo già arrivati ieri, però non era facile gestire il gruppo con due o tre ammalati, dirò che tolgo il cappello. Come hai visto il Pontigna? L'ho detto prima che il Pontinia per me sicuramente avranno dei problemi in squadra oppure no problemi in squadra. È una legge che dopo la Coppa Italia le squadre forti hanno un basso. Noi ci siamo passati, loro ci passano. Cosa ti aspetti dal finale di campionato adesso? Ma noi dobbiamo riprendere a pensare partita dopo partita. Come abbiamo sempre fatto. Poi è chiaro che quando si è stati per tanto tempo prima in classifica viene naturale pensare in grande, è giusto che sia così, ma noi dobbiamo continuare a lavorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Abbiamo fatto bene, non eravamo campioni prima, non siamo insomma gli ultimi oggi, dobbiamo semplicemente riprendere a lavorare come sappiamo fare. Grande risultato quello ottenuto dal Brixen sul campo della Pontinia, impresa di giornata che va ascritta soprattutto al gruppo giovane, molto giovane, guidato da Salvatore Onelli. Parliamo del Cassano Magnago che ha battuto la corazzata Erice. Giù il cappello perché ha fermato un Erice che era lanciatissima davvero dopo la Coppa Italia, grande entusiasmo, e invece Cassano Magnago ha confermato come il palatacca sia davvero un fortino per la squadra di Onelli, che come continua, quanto l'organizzazione di gioco conti nella pallamano, esatto, sì, e riesca in qualche modo anche a sopperire poi a alcuni deficit fisici nei confronti per esempio di una squadra come Erice, che è una squadra molto dotata fisicamente. Vorrei rimarcare anche il gran gol di Gozzi poi alla fine della partita, perché ha messo dentro una palla che è una roba abbastanza complessa, a pochi secondi dal termine, da angolo strettissimo, molto bravo. Allora vediamo la classifica, perché da tutte queste combinazioni e questi risultati sorprendenti trae vantaggio la IOMI Salerno, che ha fatto il suo e ha battuto Mezzocorona. Ora 3 punti di vantaggio sul Pontina, comincia
ad essere consistente il vantaggio della squadra di Ancona, Matteo. Soprattutto in relazione al numero di giornate che mancano da qui al termine della regular season. Pontini a questo punto è in un limbo, deve da un lato preoccuparsi di rincorrere Salerno, dall'altro preoccuparsi invece di difendersi dall'assalto del Brixen su Tirol o potenziale anche dell'Erice, che comunque è lì a 4 punti. Occhio anche però alla lotta per rientrare in quarta piazza, perché Padova continua comunque a comportarsi bene, continua a fare il risultato e quindi è lì a meno 3, e 3 punti sono veramente pochi. Lotta riaperta anche in coda alla classifica grazie al colpaccio del Teramo sul campo del Casalgrande Padana, che conferma di attraversare un momento di oggettiva difficoltà. Ma avremo modo di parlare, di approfondire questi temi, così come quelli che interessano direttamente la Serie A Gold maschile, al termine di questi impegni, di queste due settimane che vedranno impegnate le rappresentative azzurre. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a Sabrina Alessio al coordinamento. Noi ci ritroviamo settimana prossima e lo faremo direttamente da Pescara, attendendo e vivendo insieme la vigilia di Italia-Lettonia. Arrivederci.